ci sia stata una prima idea di che cos'è la rinascita, la famiglia Rinascita Volley, di che cos'è la comunità di Villa d'Agri, di che cos'è Villa d'Agri, perché quel signore lì vi ha presentato bene che cos'è Villa d'Agri, Lago Negro e, come diceva l'avvocato, la Lucania, questa piccola regione con pochi strumenti ma con grande orgoglio, grande dignità e con una grande voglia sempre di emergere, sapendo di essere ventesimi su 20, ma noi vogliamo essere i primi su 20, quindi è un po' diverso, vogliamo sempre sovvertire tutte le dinamiche che ci sono. Io vi faccio un grande in bocca al lupo, vi auguro un grandissimo lavoro, un anno pieno di soddisfazioni, di emozioni, perché se ce le regaliamo funziona tutto, se voi regalate le vostre emozioni a noi e noi a voi sarà un anno fantastico per tutti. In bocca al lupo e forza Rinascita Volley e Lago Negro. Con l'augurio del Presidente di una buona stagione 2023-2024 si è concluso l'incontro tra dirigenti, staff, stampa e la nuova Rinascita Volley Lago Negro, che a metà ottobre scenderà in campo per il campionato di A3. Troisi diceva ricomincio da A3. La Volley Lago Negro? Ricomincia dalla A3, giusto per stare in tema con Troisi, sì, ricominciamo dalla A3. Si inizia a lottare il 15 ottobre, faremo delle amichevoli nel mese di settembre, i primi di ottobre, però la prima partita è il 15 ottobre, andremo fuori casa, andremo a Modica. La retrocessione, frutto di una stagione più nera che mai, è ormai materiale di archivio per le testate giornalistiche. Si riparte con un grande spirito di riscatto, voglia di vincere, ma soprattutto di creare un gruppo coeso, che guarda anche ad un progetto a lungo termine tra gli scenari più importanti del volley nazionale. Insomma, la stagione passata ci ha lasciato un po' di strascichi, ma dobbiamo lasciarli. Adesso ho invitato anche la società a lasciare stare tutto quello che è successo, perché noi dobbiamo ripartire da zero, dobbiamo ricreare una mentalità nuova, una mentalità di lavoro, un nuovo modo di intendere la pallavolo, il lavoro che facciamo, e dobbiamo ripartire da zero. E secondo me, se remiamo tutti dalla stessa parte, possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Siamo giunti a questa squadra con le motivazioni per ricercare persone e atleti soprattutto che facessero al nostro caso, quindi abbiamo cercato tra quelli, diciamo così, disponibili, abbiamo cercato di allestire la migliore squadra che potevamo allestire e quella che immaginava lo staff, soprattutto il mister e lo staff tecnico, quindi abbiamo poi fatto il giusto mix secondo noi di esperienza, di meno esperienza, di giovani di prospettiva. Io credo che sia un bel mix, adesso sta allo staff e a tutti noi lavorarci bene insieme per tirar fuori il meglio e soprattutto per divertire, per divertirci e per vincere. Ma il gruppo, abbiamo fatto un buon gruppo veramente, perché siamo riusciti a portare qui a Lago Negro dei ragazzi esperti e dei giovani talentuosi, su cui punto molto, devo dire la verità. E i più esperti sicuramente, sono sicuro che daranno una mano ai più giovani a crescere, a tirar fuori tutto il loro potenziale. Sì, abbiamo messo alle spalle la stagione negativa, l'ho detto stamattina ai ragazzi, può accadere dopo 10 anni in cui abbiamo vissuto dei momenti meravigliosi, perché la scalata dalla B2 fino alla 2, 7 campionati consecutivi, l'ultimo sfortunatamente ci ha riportato in una categoria inferiore nella 3, ma noi ripartiamo da qui con grande serenità, con grande determinazione, con voglia di fare bene, poi si vedrà durante il campionato quello che riusciremo a fare. Chiare le parole del Presidente, precise e ferme, si scende in campo con entusiasmo, cercando sempre di andare oltre per raggiungere una prima grande vittoria, cioè la consapevolezza di aver dato tutto in piena sintonia con il gruppo, oltre a raggiungere il risultato sul campo. Sì, si riparte da oggi a lavorare, ci sono le classiche 8 settimane di preparazione, a metà ottobre inizieremo a Modica in Sicilia con la prima partita e noi confidiamo sempre nel caldo, caloroso e appassionato pubblico che ci ha seguito nonostante un campionato negativo fino all'ultima partita, e siamo convinti che sarà al nostro fianco, perché io lo dico sempre che è il nostro primo uomo e abbiamo tanto bisogno dei nostri super tifosi, tanto appassionati della Rinascita Volley Lago Negro che rappresenta l'intera regione Basilicata. Ci sono dei ritorni e delle conferme.
Sì, le conferme, si tratta dei ragazzi che hanno meritato di essere riconfermati. Io sono molto meritocratico, quindi chi è rimasto vuol dire che ha meritato, nonostante la stagione passata. E i ritorni sono stati anche non voluti, nel senso che ho cercato ragazzi che conoscevo, che possono darci qualcosa in più, che hanno voglia di lavorare, che hanno voglia di mettersi a disposizione, hanno voglia di fare sacrifici. E quindi diciamo che ho detto abbiamo fatto la squadra che abbiamo voluto, non abbiamo preso gente a caso perché magari era rimasta senza squadra. Abbiamo veramente fatto la squadra che volevamo, siamo contenti. Adesso ora tocca a loro mettersi qui a disposizione del gruppo per cercare di formare veramente un gruppo forte. Io questo è l'obiettivo, voglio creare un gruppo forte. Nota dolente l'assenza di partite nella città di Lagonegro per un palazzetto che tarda ad arrivare e forse mai sarà ultimato. Lagonegro, punto interrogativo, non mi esprimo più perché ormai ne abbiamo lette, sentite e viste di tutti i colori. Mi auguro che il prossimo campionato Lagonegro possa finalmente tornare a casa, ma ho qualche perplessità. Di certo l'amministrazione di Marsico Vetere non ha mai fatto mancare il supporto alla rinascita Volley Lagonegro, creando un ambiente sereno e familiare intorno ai giovani atleti che per svariati mesi saranno in città e soprattutto anche quest'anno piena disponibilità del Palasport. È ormai un'accoglienza, oltre al supporto logistico, è anche un affetto che riconosciamo alla comunità di Lagonegro, in primis al patrone Nicola Carlomagno, che anni or sono ha deciso di investire in questo sport così sano e così bello, devo dire così aggregante. È un onore anche per la comunità di Marsico Vetere, per il Palasport di Villa d'Agri, che non fa mai mancare il supporto alla squadra rappresentativa più elevata di pallavolo. Quest'anno è vero c'è stata una retrocessione, ma ho incontrato ragazzi con una fluidità e con una liquidità negli occhi che hanno voglia di fare bene, sicuramente di fare squadra e di raggiungere quegli obiettivi che poi sono gli obiettivi di tutti. Sicuramente ci saranno delle vittorie, a volte diciamo registreranno anche qualche risultato sfavorevole, ma io confido molto nei giovani. I giovani hanno una voglia, hanno talento e in una delle regioni che purtroppo nel sud è fanalino di coda, questo invece è uno sport molto bello che ci accompagnerà una nuova stagione. Quindi forza Lagonegro e viva Villa d'Agri! Se proprio vogliamo fare un tuffo alla scorsa stagione, ci piace ricordare proprio la prima di campionato, un match tiratissimo, perso per 3-2 contro una Tonno Callipo che si è aggiudicata poi il torneo, ma che purtroppo per scelta per il 2023-2024 riparte dal settore giovanile. Beh, questa è stata una notizia che ha scioccato un po' tutti, perché la Callipo, che ha rappresentato la storia della pallavolo italiana negli ultimi 30 anni, quindi una grandissima storia, dopo aver vinto tutto quello che c'era da vincere lo scorso anno e si immaginava ormai nella Superlega, una decisione improvvisa, sicuramente valutata e ponderata dal cavaliere Callipo, lascia un vuoto importante nella pallavolo italiana, ma soprattutto nel sud Italia. Riparte dai giovani e noi facciamo un grande augurio alla società amica del cavaliere Pippo Callipo di ritornare velocemente nella serie che merita, nella Superlega italiana, soprattutto perché è un esempio per il sud Italia. Da giovedì 24 il gruppo è già al lavoro per 8 settimane di preparazione e ottimizzazione fisica per la prima di campionato giorno 15 ottobre in Sicilia. A noi serve nuova linfa per il futuro, nuovi pensieri, nuove idee, e quello che porteremo noi è questo, nuove idee per il futuro della rinascita.